Di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. È morto nel corso della notte tra venerdì e sabato a Roma il ragazzino vicentino di 12 anni per il quale svariate migliaia di persone, in Veneto e al di fuori dei confini nazionali, si erano attivate per trovare un donatore di midollo. Un trapianto poi avvenuto, di recente, grazie a un cittadino straniero con parametri compatibili che era equivalso a un raggio di luce e di speranza per salvare la vita a Marco Didoni, malato di una grave patologia leucemica. Purtroppo, dopo le prime settimane di convalescenza in cui gli esiti iniziali sembravano dare segnali di confortanti progressi, la salute precaria del giovanissimo paziente si è aggravata irrimediabilmente. L'intervento, riuscito, era stato completato ai primi di ottobre. Dunque, a distanza di circa otto mesi dal presentarsi dei primi sintomi di malattia e il ricovero in una prima fase di terapia a Padova. Fino alla notte di sabato 2 novembre, nello scorso fine settimana, quando è sopraggiunto il decesso all'Ospedale Policlinico Gemelli della Capitale.